Ciao, sono Federico Trombini. Oggi vi propongo 4 esercizi per potenziare i muscoli extra-rotatori, muscoli molto importanti per raddrizzare al meglio le spalle. Le ripetizioni le facciamo dalle 10 alle 20, in questo caso io ne ho fatte 10. Eseguiamo lentamente ciascuno di questi 4 esercizi, quindi movimenti lenti, e curiamo con la massima attenzione la respirazione. Lascio a voi l'allenamento. Via! Ciao, oggi vediamo 4 esercizi per potenziare i cosiddetti muscoli extra rotatori che si trovano dietro la schiena, diciamo nella parte alta dietro la schiena, e che servono, sono molto utili per raddrizzare le spalle. Movimenti eseguiti lentamente. Il primo esercizio: appoggio la schiena, la parte bassa della schiena, a una parete, gomiti ad altezza delle spalle e porto le braccia verso la parete, contemporaneamente mantenendo la linea di gomito e spalle. Sottolineo in grassetto di eseguire questi esercizi molto lentamente, stando molto attenti, accorti a mantenere appunto le posizioni. I carichi sono carichi molto bassi. Secondo esercizio, basta un tappeto, sono su un fianco, in questo caso gomito adeso al fianco, e vado ad aprire fino al mio limite appunto il braccio, tenendo importantissimo questo aspetto, tenendo il gomito adeso al fianco, un movimento sempre lento e controllato. In questo caso, naturalmente, fatto un lato, farò poi anche il lato successivo, il lato opposto. Terzo esercizio, in piedi. Io sto usando 2 pesi, ma bastano anche 2 bottiglie di acqua da 1 litro, 1,5 litri, a seconda del livello di fitness e di forma. Gomiti adesi ai fianchi, braccia che formano un angolo di 90 gradi, e vado ad aprire lentamente le braccia, tenendo i gomiti appunto fissi. I gomiti in questo caso sono un perno. Ultimo esercizio, in questo caso ve lo mostro di schiena, braccia aperte, gomiti leggermente piegati, vediamo l'asse, polso, gomito e spalle sono in linea, movimento lento, come vedete, carico basso. E fatti questi 4 esercizi avremo stressato in maniera veramente eccellente i muscoli extra rotatori.